ora di pranzo, quindi ora di remix. Oggi è domenica, quindi il remix prevede il meglio di tutta la settimana. No, mica mi disturbi, mi rompi proprio i coglioni, ma come te lo devo da dire? Ci sono un francese, un italiano e un tedesco. No, un inglese. Il tedesco arriva dopo. Il francese mette la mano fuori dal finestrino dell'aereo, non so come fa, comunque ci riesce, e dice: qui siamo a Paris, l'ho capito perché ho toccato la Tour Eiffel. Oh, 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 oh. Beh, bravo, stronzo ma bravo. L'inglese mette la mano fuori e dice: qui siamo a Londra, l'ho capito perché ho toccato. Questo è più barese, più barese. Non so fare manco l'accento io. Perché i baresi e gli inglesi hanno lo stesso accento in Italia. Ho toccato Big Ben. Bravo. L'italiano mette la mano fuori e dice: qua siamo a Napoli, l'ho capito perché un turista tedesco mi ha fottuto l'orologio. Scusa, come hai fatto a capire che era un turista tedesco? Perché un napoletano non avrebbe mai fottuto un falso. Ci resti 40 capo da bocca, io sta che la buttare la mamma. E anche il stronzo gli dicesse: papà mo cacchi è morto. Ma andate a te che lasciasse mamma e ti ci ricesse. Si cacci 50 cazzotti in taga, bam 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 bam. Ci spacca la faccia, e sta mamma. E la grande festa sguarda di mamma. Oh mamma mia. Ti volevo chiedere, ma tu nella vita, prima rompero cazzami, ma che lavoro facci? Io ti ho messaggiato sul computer, quando io ti ho visto sul Facebook, nel computer, e ti ho messaggiato e tu non mi sei risposto sul telefonino la prima volta. Ma te la posso dire una cosa? Dimmi. Ma come fai conna? Io ti faccio conna? Come ti permetti di dire certe cose? Beh, siamo stato un anno a Pisa, un anno a Torino, e avevo 2 anni che siamo a Catania. E quindi? Ma com'è che abbiamo sempre lo stesso postino? Siete tutti così bravi, siete tutti così fighi, siete tutti così giusti. Ma allora come cazzo è possibile che il mondo è ancora pieno di gente de merda? A domani!